Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti al nostro consueto appuntamento festivo con l'informazione su Rete Canavese, col nostro riepilogo dei principali fatti di questa settimana. Apriamo con la cronaca perché la settimana si è aperta con la notizia dei tre morti e del ferito nello scontro frontale avvenuto tra due auto, una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto sulla ex 460 all'altezza di Leni. A bordo di una delle due auto c'erano due fidanzati di origine peruviana residenti a Rivarossa e non sono riusciti purtroppo a sfuggire al rogo della loro auto e sono morti carbonizzati. Alla guida c'era Anthony Canales, 25 anni, e il secondo cadavere è quello della fidanzata Marilyn Moquero, di 20 anni, anche lei peruviana. Sull'altra auto viaggiavano due agenti di polizia penitenziaria, Mattia Battilomo, 29 anni, di Feletto, che è deceduto, mentre il collega Arcangelo Romanino, 40 anni, di Leni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Battilomo era sposato ed era papà di un bambino di 9 mesi. Giovanni Togliatto, 51 anni, residente Lanza, è morto invece in un incidente stradale avvenuto a Mati. Era diretto a Cirié, dove faceva il portinaio all'ospedale a bordo della sua Fiat Punto, quando ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un muretto ed è deceduto purtroppo sul colpo. Hanno invece lanciato a tutta velocità un furgone per sfondare il cancello. Una volta all'interno del capannone hanno rubato circa 1.700 kg di rame. È accaduto intorno alle 3 di notte alla ditta Erling Klinger di Settimo Torinese. Borgaro, una famiglia di quattro persone è rimasta intossicata nella notte dal monossido di carbonio. Padre 37 anni, madre 38 e due figli, una bimba di 6 anni e un bimbo di 8. Sono stati portati al 118, le loro condizioni erano abbastanza gravi, ma per fortuna non erano in pericolo di vita. Comincia la stagione invernale, attenzione agli impianti di riscaldamento, soprattutto alle stufe, perché il monossido di carbonio è un killer che non lascia spesso scampo. È crollato su una casa mentre tutti stavano dormendo attorno alle 4 del mattino il campanile del 1752 della chiesa sconsacrata di Via Martiri della Libertà a Valperga. A causare il crollo è stato un fulmine che lo ha colpito in particolare la croce in ferro posta sulla punta. Tre case sono state evacuate, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma in una delle case un pezzo della torre è crollata proprio nella camera da letto dove dormiva il bambino. Federica Pilotto, 28 anni, all'ottavo mese di gravidanza, suo marito Aldo e il figlio Andrea, di 3 anni e mezzo, sono stati quelli che se ne sono accorti per primo, proprio perché un pezzo della torre, come dicevamo, è caduta nella stanza del bambino, fortunatamente rimasto illeso. Tre famiglie comunque sono state evacuate, la strada è stata chiusa tutto il giorno, la torre verrà messa in sicurezza e poi si deciderà che cosa fare. Sono stati rinviati a giudizio questa settimana 17 dei 28 imputati del processo per le morti di amianto nell'ex Olivetti. Fra i rinviati a giudizio tutti i manager e i dirigenti, fra i quali Carlo De Benedetti, l'ex ministro Corrado Passera e l'imprenditore Roberto Colaninno. Ergastolo poi in settimana per Dorotea De Pippo, la donna accusata di essere l'ideatrice della strage di Caselle avvenuta il 3 gennaio del 2014, nella quale furono uccise durante una rapina in casa un pensionato di 66 anni, la moglie di 65 e la madre di quest'ultima. Il marito è già in carcere, anche lui già condannato all'ergastolo quale esecutore materiale della strage. Il Tribunale di Ivrea invece mercoledì aprirà la prima udienza per il rogo di Scarmagno che il 19 marzo del 2013 distrusse oltre 20.000 metri quadrati del comprensorio industriale dell'ex Olivetti. E la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, per il momento a carico di ignoti, per la morte di Emiliano Gaudio, 78 anni, malato di Alzheimer. L'uomo avrebbe bevuto della candeggina al posto dell'acqua mentre si trovava ospite alla casa di riposo Anni Azzurri di Volpiano. La procura ha ordinato l'autopsia, a versargli al posto dell'acqua la candeggina nel bicchiere sarebbe stato un altro ospite della casa.
6 tonnellate di rame di dubbia provenienza sequestrate e 8 persone denunciate. È il bilancio del 10° Rail Action Day, la giornata europea dei controlli straordinari delle polizie di Stato nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie. Questo caso durante i controlli sulla linea fra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Lasciamo la cronaca. La settimana si era aperta sull'onda della Sagra del Fungo di Cossano, che è sempre un momento di incontro politico. Quest'anno il tema era il ritorno al futuro, a quell'agricoltura che è un po' la nostra radice. A Torre Canavese invece è stato inaugurato il nuovo Salone Polivalente Comunale, una struttura fortemente voluta dalle amministrazioni comunali che si sono succedute, che è stato realizzato in 3 diversi lotti. Per Torre è una struttura importante, questa l'avete fatta in 3 momenti diversi perché l'avete fortemente voluta. Sicuramente, l'abbiamo voluta molto fortemente, l'abbiamo fatta in 3 pezzi diversi. La prima parte sotto come magazzino comunale l'abbiamo pagata interamente come comune, la parte secondo lotto è stato fatto con un contributo della Regione Piemonte, cui ringrazio. La parte semicircolare del polivalente è stato fatto con tutti i soldi comunali, è un contributo dalla Fondazione CRT. Quindi quando si vuole le risorse facendo economia ci sono, e questa struttura sarà una struttura per i cittadini. Sarà una struttura per i cittadini e per tutti quelli che vogliono venire a Torre, a visitare Torre e ad usufruire di questo bellissimo salone. Torre è un bel paese, ha bisogno di spazi, mancava uno spazio coperto così. Esattamente, quello che abbiamo sempre detto e voluto era uno spazio ampio e coperto da qualsiasi intemperie che ci possa succedere durante una manifestazione, e questo secondo noi e secondo me è quello che ci serviva. Avete deciso di farlo in un'area vicino al municipio, a parco giochi, insomma proprio inserito nel contesto del paese. Inserito nel contesto del paese, inserito dentro a tutte queste realtà comune, parco giochi, quant'altro, essendo poi anche un'area già adibita a servizi, secondo me e secondo noi è proprio il posto ideale dove la struttura poteva nascere. Una struttura che è stata fatta in 3 tempi diversi. Dunque è stato innanzitutto un bel divertimento, perché progettare un edificio unico in 3 parti distinte è già una fase un pochettino complicata, come rendere complicata la vita a un progettista. Ma al di là di questo è ovvio che il comune, l'amministrazione poteva intervenire affrontare questa fase progettuale e quella esecutiva con delle risorse limitate, quindi è stato necessario suddividere l'intervento in queste 3 fasi. E qui insomma ci sta anche, voglio sottolineare, il merito di un'amministrazione che non ha rinunciato immediatamente dicendo questo edificio costa troppo, non lo possiamo fare, arrivederci e grazie, come succede purtroppo in molte altre situazioni. Si sono impegnati, hanno studiato appunto questo percorso più complicato, che però ha portato oggi alla concretizzazione di un obiettivo e al risultato che l'amministrazione si era preposta. Le 3 fasi tutto sommato hanno avuto andamenti, ovviamente ci sono state 3 imprese distinte, 3 contabilizzazioni distinte, si è cercato di sfruttare ovviamente tutte le risorse messe a disposizione, e quindi una complicazione
un po' nell'iter proprio della contabilizzazione di questi lavori. Però devo dire che c'è stata anche da parte delle tre diverse imprese una collaborazione, una disponibilità per arrivare a superare le difficoltà che si venivano a presentare. Anche perché le destinazioni sono diverse, un magazzino, una sala polivalente, strutture che devono avere certe norme di sicurezza, quindi è diverse fra di loro. Sì, infatti quello che ho detto un po' all'inizio, tutto sommato io sono stato costretto nella prima fase a prevedere già tutta la progettazione, senza poi avere una certezza se tutta la progettazione sarebbe stata di mia competenza o meno, però non si poteva fare altrimenti, perché mentre si costruivano le fondazioni occorreva tenere presente che poi ci sarebbero stati non solo un edificio dei piani superiori, ma anche un'ulteriore parte che si andava a collegare con una copertura un po' particolare che è stata desiderata dall'amministrazione e che quindi è stato mio compito cercare di concretizzare. E anche qui vorrei approfittare proprio per sottolineare un aspetto anche simpatico, addirittura da parte del segretario comunale, che di solito molte volte ci sono un po' così aspetti critici per quello che riguarda magari la partecipazione alla vita della comunità. Qui abbiamo avuto un segretario comunale, io qui ho addirittura un documento che direi protagonista forse principale di questa progettazione, perché in questo schizzetto che è stato il primo atto che è stato redatto di questo complesso edificio, in queste banali indicazioni è stato poi sviluppato tutto quello che ne ha avuto seguito. Quindi io oggi avrei avuto piacere di dire: non sono stato il progettista, sono stato quello che ha potuto concretizzare attraverso il rispetto di norme e regole un edificio che stava a cuore a questa amministrazione. Nel fine settimana scorso poi l'associazione GEC ha riproposto ad Igrea la sua iniziativa Grande Evento del Canavese e poi ha festeggiato proprio ieri il suo primo compleanno. Grande evento del Canavese, come portare ad Ivrea un po' di tutto, dallo sport alla musica, a proposte interessanti, valorizzare il territorio. Come vi è venuta questa idea? Questa idea ci è venuta perché era da tempo che a noi sarebbe piaciuto proprio portare un evento molto colorato, molto variegato e soprattutto diversificato per tipologia. Quello che siamo contenti è che siamo riusciti a selezionare tantissimi banchi di artigiani e OPI, quindi proprio persone che realmente creano loro i loro manufatti, produttori alimentari del territorio, realtà che riguardano le famiglie, tantissime associazioni che si preoccupano di animare i bambini gratuitamente, e questo noi siamo veramente felici. Quello che c'è da dire è che non ci aspettavamo proprio di essere così, cioè, un'invasione così di massa, siamo stati veramente molto contenti. Nel giro di un anno abbiamo quadruplicato i partecipanti, adesso vantiamo più di 100 partecipanti durante la nostra manifestazione. Anche perché qui c'è chi propone il proprio prodotto, ma ci sono gli asili, ad esempio, è un po' una vetrina di quello che si può trovare in questo Canavese. Esatto, esatto, è un Canavese molto ricco, un Canavese che ha tantissimo da offrire e la gente deve solamente scoprirlo e vedere che veramente il nostro Canavese
all'occorrenza sa far spuntare anche il sole durante un evento come il nostro, sì. E poi state per compiere un anno, avete compiuto un anno e avete già qualche idea per festeggiare questo primo compleanno? Assolutamente sì, visto che l'associazione culturale Grande Evento del Canavese compie un anno, abbiamo deciso di fare un'esposizione di torte casalinghe sabato prossimo, il 10, e siamo contenti perché anche qua c'è molto interesse, cioè avremo proprio persone del Canavese che potranno partecipare, non i professionisti, proprio persone di casa che potranno partecipare a questo evento esponendo una loro torta, torta a tema compleanno, perché appunto il tema è il compleanno del Jack, e poi ci saranno appunto dei giudici che le valuteranno sia per la bellezza che per la bontà. È una festa privata che noi organizziamo qua ad Ivrea e tutti sono ben accetti a parteciparvi. Con la seconda serata si è conclusa anche la 29esima edizione di Settembre in Coro ad Aglie e il Coro La Rotonda pensa già al trentennale con una edizione che sia degna di questa ricorrenza. Seconda serata di Settembre in Coro, si chiude questa 29esima edizione, proviamo a fare un bilancio. Beh, direi positivo perché intanto quando ci si trova a cantare è sempre bello ed è sempre comunque un momento di festa. E poi io direi che questa seconda serata ha chiuso in bellezza veramente questa rassegna. Due bei cori, due ottimi cori che danno veramente il piacere di ascoltare musica e canto popolare. Parlando di Settembre in Coro bisogna pensare al trentennale. Beh sì, questo diciamo che è un po' il trampolino di lancio per il trentennale, chissà che non si ritorni anche a pensare in grande come facevamo i primi tempi dove c'era tanto entusiasmo e qualche anno in meno. Per il trentennale vorremmo davvero fare un momento di un riassunto di questi 30 anni di attività di Settembre in Coro e 32 anni dell'attività del Coro La Rotonda. Sarà un buon momento di musica popolare, di canti. Possiamo pensare a qualcosa di più di due serate? Sì, io credo proprio che bisognerà pensare come una volta alle quattro serate, se non le quattro, almeno le tre sicuramente. Facciamo un appello al pubblico, quest'anno un po' il maltempo, un po' le tante manifestazioni, insomma non c'è stata così tanta gente, eppure la proposta era sicuramente interessante. La gente deve imparare ad amare un po' di più questo tipo di rassegne. Sì, certo, forse si è perso quello che era il piacere del canto una volta, il piacere della festa. È anche vero che ci sono tante feste in giro a settembre, forse bisognerebbe fare un novembre in coro per avere qualche festa in meno e magari qualche voglia o qualche ascoltatore in più. Però noi siamo convinti che se si semina bene e soprattutto se si fanno belle proposte, qualcuno in più arrivi. Noi il prossimo anno vorremmo proprio puntare molto sulla qualità. Diciamolo, queste serate non sono così lunghe, ma sono una vera festa. Sono una vera festa sicuramente, perché quando si canta, lo dicevo prima, è sempre festa, è sempre un momento in cui si gode il piacere dell'ascoltare una buona armonia, si gode il piacere di ascoltare cose che arrivano
magari anche da altre regioni, proposte che non si conoscono, è sempre una scoperta e anche ci si ritrova tra vecchi amici, perché molte volte si ha a che fare con persone che magari non si vedono tutto l'anno, però nella rassegna si vedono perché amano sentir cantare anche loro. Abbiamo detto della sagra del fungo di Cossano, ma ad Andrate è stata la volta della festa della polenta e qui l'occasione è stata buona per rinsaldare i rapporti di amicizia con i cugini francesi e per promuovere là dove è nato, peraltro, il Nordic Walking. Festa della polenta, i polentari di Andrate oggi danno il meglio e ospiti francesi, una tradizione per voi? Ma sì, è una tradizione molto gradita, peraltro Andrate è gemellato con Machilly da una ventina di anni. Machilly è un villaggio analogo ad Andrate, vicino a Annemasse, vicino a Ginevra, e abbiamo rinverdito questo gemellaggio con dei tornei di pétanque che è molto divertente, molto meno formale del gioco di bocce nostro, e quindi ci si diverte e loro ci vengono a trovare anche in questa occasione che per noi è del tutto speciale, la festa della polenta. Per voi è una tradizione la festa della polenta, i polentari di Andrate sono conosciuti, oggi peraltro grandi quantità di polenta concia. Beh, speriamo di sì, il tempo non ci ha favorito molto nei giorni scorsi, quest'oggi sta arrivando. Chiaramente la nostra polenta è un prodotto molto particolare, quindi non ha la possibilità di muovere molta gente, masse, perché è proprio per un discorso di quantità e di qualità. Però noi ci accontentiamo, siamo un piccolo villaggio, la nostra polenta è particolare e quindi ci teniamo a che rimanga tale in termini qualitativi. Nordic Walking è una specialità, possiamo dire, che ormai ha preso piede anche in Canavese, qui siamo sulla serra, la serra offre occasioni per queste attività che sono davvero uniche. Sì, beh, noi siamo stati precursori del Nordic Walking nell'area del Canavese, ma non solo, nel senso che la scuola di Nordic Walking di Andrate è la prima scuola che è nata in Italia. C'erano già degli istruttori, ma i primi a mettersi insieme per proporre iniziative strutturate di Nordic Walking organizzate siamo stati noi. Prima scuola nata in Italia nel 2007, sono quasi, tra un po' festeggeremo 10 anni di attività e abbiamo, la scuola diciamo è nata qui proprio perché l'anfiteatro Domenico Nivrea, questa zona di Andrate, le Porediese con il discorso dei Cinque Laghi, sono sicuramente un territorio nato per quello, vocato per l'escursionismo, in particolare per il Nordic Walking. Infatti qui è nato l'Andrate Nordic Walking Park, che poi è diventato anche Eporedia, perché oltre a limitarsi ai sentieri di Andrate ci sono i tratti di collegamento con le reti di sentieri limitrofe, no? E poi abbiamo delle iniziative strutturate durante la settimana per le persone che devono praticare l'attività fisica per motivi, diciamo così, sanitari, di salute, ma comunque alla fine sono diventate occasioni aperte a tutti, in cui tutti possono venire. E poi l'arte a Palazzo Botton, la mostra di Elio Torrieri, Il silenzio della luce. Elio Torrieri per la prima volta propone a Castellamonte, a Palazzo Botton, una sua mostra personale. Elio Torrieri, finalmente una mostra personale a Palazzo Botton, dove comunque hai già esposto, ma questa mostra personale diciamo che nasce dalla voglia di, insomma, vedere quanti amici hai, possiamo dirlo? Sì, infatti è un po' particolare quello che sto per dire. È iniziato questo desiderio quando nel giugno dell'altro anno, del 2014, ho avuto un infarto mortale
e quindi mi sono trovato proprio ad abbandonare tutti, però si vede che qualcuno vuole che io rimanga ancora in vita. E allora ho desiderato di fare una mostra, partendo da Castellammonte, dove io artista vado a vedere lo studio di un altro artista, in questo caso il mio studio. Cosa faccio? Vado in questo studio, scelgo delle opere, in questo caso non sono più artista, sono un curatore. Scelgo delle opere che abbiano un certo senso, che possa raccontare un periodo, perché io lavoro in un modo particolare, in parole povere, non produco sempre lo stesso soggetto. Qualcuno ha detto non faccio quadri stanchi. E allora ogni periodo ha una sua voce. È come uno scrittore che scrive un romanzo. Ogni libro è diverso dall'altro libro. Quindi sono entrato in questo studio, ho visto delle opere che mi interessavano da mettere insieme, ho chiesto all'assessore della cultura di Castellammonte, Nella Faletti, se mi poteva materializzare questo desiderio. Lei subito sì, con grande gioia, e sono venuto a Palazzo Botton, nella calma totale, da solo, ho cominciato a montare i quadri che avevo scelto nello studio, e adesso sarò il terzo personaggio, ma questo è tutto vero, cioè quello che viene a osservare, come tutti vanno a osservare, perché il pittore quando dipinge, a meno che non lo fa perché gli interessa la materia e basta, quando dipinge poche volte si accorge di cosa sta facendo, è il tempo che glielo fa vedere, meglio ancora glielo fanno vedere gli osservatori, cioè il collezionista, il critico, l'amatore d'arte, no? Che va a vedere una mostra. Ecco, in questo caso ho voluto prendere anche quei panni e ho cominciato a girare nelle stanze come osservatore e mi sono meravigliato da solo, perché ho detto guarda, c'è una forza che io prima nell'insieme non lo vedevo. Alla fine di questa mostra ci rincontriamo, potrai fare anche la quarta figura, quello del critico? Forse qui mi è difficile. No, perché critico no, perché c'è un racconto molto veloce. Aspettavo una persona molto bella che veniva da Siena allo studio e mi ero preparato anche un discorso per illustrare quello che avevo fatto e che volevo fare. Nell'entrare questa persona nello studio si avvicinò vicino a un quadro, io ero pronto a dire qualsiasi cosa di quel quadro, ma questa signora mi ha stupito perché ha cominciato a raccontare qualcosa, a descrivere il quadro in un modo che ho detto io, ma momento, quello che sta dicendo lei è più bello di quello che sto pensando io. E tanto è vero che ho sposato questa filosofia adesso, forse un po' tardi, di lasciare agli altri lo spazio di osservazione, perché ognuno di noi, in base alla propria esperienza, in base alla propria cultura, filtra ciò che vede. E quindi è buono. Se poi c'è una domanda, posso rispondere, però la mia risposta non è la verità. La mia risposta è quello che sono io. Quindi largo alla propria espressione, è una libertà che rispetto. Palazzo Botton finalmente ospita una mostra di un castellamontese d'adozione doc come è Elio Torrieri. Elio Torrieri è già stato a Castellammonte diverse volte, al Martinetti, anche all'interno di Palazzo Botton durante la mostra, ma mai con una sua personale. Il momento della vita gli ha fatto capire quant'era importante presentare ai cittadini di Castellammonte e quindi a tutti quelli che già lo conoscono per la sua fama, non solo come pittore ma anche come insegnante presso il liceo artistico di Castellammonte, di presentare quello che era un percorso di vita. E quindi io sono stata onorata e felice di poterlo ospitare qui a Palazzo Botton. Anche perché Torrieri ormai possiamo dire è un castellamontese e le sue opere comunque danno lustro anche alla città. Certo, non solo, ma il fatto che lui si sia mosso attraverso dei grandi galleristi importanti, tra i quali anche da Trino, che gli ha aperto le porte nei ponti più difficili e più lontani da Russia, dagli Stati Uniti, dove lui ha potuto portare le sue opere. Ma io sono molto onorata, perché io dico che quando l'uomo di Castellammonte viaggia è un piacere per tutti quanti, quindi quando i nostri artisti riescono a sfondare, è un onore per tutti.
E si conclude qui questo riepilogo della nostra settimana. A voi tutti grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.